Grazie. Numero per l'ultimo punto, integrazione del regolamento comunale per l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle prestazioni a carattere socio-sanitario assistenziale. Prego Franca, delegato. Permettetemi una breve introduzione. L'azienda territoriale per i servizi alla persona, Cosega Veno, gestisce per conto dei comuni della valle l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali. Vi è un regolamento a cui attenersi per l'erogazione di tali servizi e quantificare le quote di compartecipazione dell'utente al costo in base al reddito familiare che viene calcolato in base appunto al reddito ISE. In data del 22 dicembre 2010 perviene dall'azienda territoriale per i servizi alla persona una comunicazione al comune nel quale si stabiliva l'eliminazione della gratuità della prestazione a favore degli utenti con rischio inferiore alla soglia prevista annualmente e ciò per quanto riguarda i servizi domiciliari, SAD, l'ADE e sostegno domiciliare. Allora il SAD sono i servizi e assistenza domiciliare, mentre l'ADE è assistenza domiciliare educativa per i minori. E poi è stato inserito un altro servizio che è il sostegno domiciliare per minori. Naturalmente noi, come tutte le altre amministrazioni comunali che fanno parte di questa agenzia, di questa azienda territoriale, deve modificare il proprio regolamento. Perciò sono qui appunto a chiedere al Consiglio Comunale che è necessario modificare il regolamento e prevedere naturalmente il pagamento dei 2 euro da parte degli utenti di questi servizi. Poi, visto che è un nuovo servizio, il servizio di sostegno domiciliare, vi spiego un attimino cosa va a fare sul nostro territorio. Allora, il servizio di sostegno domiciliare è un intervento prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere il minore disabile nel suo percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dall'apprendimento scolastico, dell'integrazione sociale, del sostegno, dell'autonomia, del sollievo di famiglie in condizioni di particolare criticità. Ecco, per poter erogare questo servizio, e non insomma si doveva già fare, come ho detto prima, il 22 dicembre del 2010 per l'anno a partire da gennaio 2011, comunque arriviamo in questo momento a definire il nostro regolamento. Ho finito, avete visto che sono stata molto. Grazie. Vi sono domande da fare? Se non vi sono integrazioni, pongo in votazione il punto numero 11, integrazione del regolamento, comunale dell'organizzazione a carattere socio-assistenziale. Favorevoli? Immediatamente esecutivo anche per questo. Favorevoli?